Ciao care amiche di Mani di Lara, oggi vi voglio presentare una tecnica che conoscete sicuramente benissimo. Parliamo di effetto Shabi. Per realizzare una cosa molto semplice, l'ho fatta già diverse volte, ma oggi voglio entrare un pochino più dello specifico. Facciamo una classica cassetta della frutta. Allora, la cassetta della frutta ci può insegnare a realizzare questa tecnica in un modo molto facile e veloce e soprattutto, essendo tante piccole listelle che dobbiamo andare a lavorare, ci permette proprio di capire i vari passaggi. Allora, prima cosa, come potete vedere, questa cassetta è proprio rustica, cioè ha tutti i suoi pezzettini di legno che saltano via e così via. È proprio un po' anche rovinata. Non c'è nessun problema, noi dobbiamo creare comunque un effetto vissuto e ci va benissimo l'effetto comunque reale vissuto di questa cassetta. Se volete la potete carteggiare leggermente o non c'è problema, potete lavorare anche così. Io personalmente la lavoro a grezzo. Tutta così, quando è finita la carteggio con sopra il colore. Allora prendiamo, prima di tutto che cosa serve? Come vedete oggi non ho usato i barattolini per il semplice motivo che in commercio ci sono tantissimi prodotti per fare le tecniche Shabi o per recuperare i mobili e cambiano volta per volta, ogni 5-6 mesi esce un prodotto nuovo, quindi per non confondervi, la cosa migliore che vi posso chiedere, quando se volete mi potete contattare su anche le mie pagine Facebook, su il mio sito creareinsieme.it e vi dico qual è il prodotto migliore per quel momento. Cosa prendiamo? Un pennello di questo qua a setola, abbastanza larga perché così lavoriamo meglio, lo inumidiamo leggermente, come sto facendo, e prendiamo e carichiamo il prodotto per bene sulle nostre setole e andiamo a colorare per bene la nostra cassetta. Allora, questo prodotto che comunque è sempre un effetto chalk, un effetto gesso, un effetto che non ha bisogno, un prodotto, un colore che non ha bisogno della preparazione del fondo sotto. Quindi noi sotto non dobbiamo mettere né primer e né gesso. Con questo tipo di colore possiamo andare a colorare direttamente la nostra cassetta. In questo caso stiamo lavorando su una cassetta grezza, ma se fosse un mobile non c'è nessun problema. Avremmo lavato prima con acqua e aceto il nostro mobile e poi avremmo messo direttamente il nostro colore senza dover sverniciare. Allora, prima cosa, vedete che con una mano lo metto anche a favore di camera, con una sola mano sono andata a fare la copertura. È già bella così, non ho bisogno di dare due o tre strati, è proprio bella coprente. Altra cosa importante, entro in questo modo all'interno dei due spazi, delle due stecche, per colorare subito il bordino, ok? Cioè non lasciate indietro dei piccoli pezzi perché poi ve li ritrovate tutti quando avete finito la cassetta, quindi quando andate a colorare dovete essere sicure che il nostro colore sia bello che steso dappertutto. Ricarichiamo in questo modo il mio pennello, quindi non solo così o così, ma carichiamo sempre bene le parti del pennello e andiamo a finire di colorare per bene in questo modo. Mi raccomando, voi mettetevi un grembiulino perché comunque potete rischiare di sporcarvi. E andiamo velocemente. Allora, questo tipo di colore che io sto utilizzando ha all'interno anche un antiruggine, quindi mi posso permettere di andare direttamente anche sopra alle graffette che sono all'interno della nostra cassetta, tipo queste, come potete vedere, che un pochino aiutano e vanno a colorare. Questo tipo di colore che sto utilizzando va bene per tutte le superfici, va bene per il legno, va bene per la latta, va bene per il vetro, va bene per il tessuto, cioè è universale, è un chalk universale, cioè un colore che lo posso utilizzare veramente dappertutto. Controllo per bene, ecco qui. Ho visto che la strisciolina interna dello spessore della nostra cassetta non era colorato e quindi lo vado a colorare per bene. Ricordatevi che vanno sempre viste da entrambe le parti, cioè non è che, cioè guardando così non vedi la parte interna. Quindi mi raccomando, con lo sguardo controllate sempre bene che la nostra cassetta sia perfettamente colorata.
Ecco qua. Allora facciamo la prima base. Un invito anche che vi do, io non faccio tantissimi corsi ultimamente perché sono veramente molto impegnata, però quando sapete che sono in una manifestazione fieristica dove comunque faccio sempre tante dimostrazioni gratuite e se c'è la possibilità tengo anche dei corsi, veramente iscrivetevi, registratevi, chiedetemelo e venite anche con una vecchia cassetta o un vecchio mobile, insieme lo possiamo decorare. Asciugo, allora se fosse un mobile e se voi avete tempo, fate sempre asciugare a temperatura ambiente. Se invece, come adesso, abbiamo un po' fretta, asciugherò velocemente con il phon. Un attimo che lo prendo. Ecco qui. Quindi anche qui con il phon non dovete mai stare sopra a un'altezza minima, ma dovete stare abbastanza alte e muovere velocemente il phon in questo modo qua. Come vedete, io sto proprio asciugando in questo modo e muovo direttamente il mio phon che possa asciugare per bene. Ecco qua, un minuto che finisco di asciugare. Ho quasi finito il mio lavoro, è quasi asciutto. A questo punto, che è bello asciutto, controllo, perfetto, deve essere proprio ben bene asciutto, posso cominciare a fare la decappatura. La decappatura con cosa si fa? Si fa con lo stesso tipo di colore, ma della tonalità più chiara. Quindi, se io sotto il marrone e sopra vado a fare la tecnica del décapé con il colore chiaro, prenderà un po' il nome di shabby chic. Se invece sotto avessi un bel rosso e sopra vado a decappare magari con un giallo o con un rosa, prenderebbe il nome dello stile in provenzale. Se sotto avessi un verdone e andassi a decappare con un verde veneziano, prenderebbe la tecnica di stile veneziano. Logicamente, lo stile veneziano richiede sempre un filino di foglia oro, tipo nei bordi, così via, un pochino più sciccosotto, meno utilizzato, meno di gusto, per quello che piace a noi fare adesso. Noi parliamo del primo, parliamo di uno shabby chic facile, fatto in decappatura, molto molto veloce. Quindi carichiamo il nostro pennello come abbiamo fatto prima, quindi lo andiamo a caricare su tutte e due le facce. Andiamo a scaricare le facce, io ve l'ho sempre fatto vedere all'interno dei vasetti, ma per non rendervi confusione, per non darvi confusione del prodotto che ho utilizzato, facciamolo pure sul piattino. Poi, se volete sapere quali sono i colori che io utilizzo, più che volentieri mi potete scrivere. E vado a scaricare anche la parte interna del nostro pennello. Parto dall'esterno o da questa parte o da questa, è indifferente. Da questo punto a una tirata unica, vado avanti e indietro e vado a creare, guardate, l'effetto. Allora, vedete che il colore non si è attaccato, attaccato a tutti i punti, già creandomi un effetto per vedere la parte sottostante. Con la tecnica classica, che cosa avrei dovuto fare? Avrei dovuto mettere la cera, avrei dovuto aspettare che la cera si asciugasse, mettere uniformemente tutto il colore chiaro e poi andare a carteggiare con della carta abrasiva abbastanza grossa. Con un semplice passaggio invece con questa tecnica e soprattutto utilizzando il pennello a secco, perché questo pennello era sporco solo di colore e non assolutamente bagnato di acqua, ho creato un effetto molto più veloce. Questo è molto indicato per fare delle cassette di frutta, per fare delle seggiole, per fare varie tecniche di piccole dimensioni, fare le gambe dei tavoli. Quindi non è che una tecnica vada a precludere l'altra, anzi sono due tecniche che si sposano benissimo insieme. Vedete com'è stato veloce? La cosa importante è andare sempre molto dritti, non andare assolutamente con il pennello in modo storto. Guardiamo adesso invece per fare uno shabby chic classico. Per fare uno shabby chic classico di che cosa ho bisogno? Ho bisogno
della cera in colore. Quindi io vado a prendere la mia cera e vado a mettere un pochino di cera su tutta la superficie, cioè nei punti di massimo logorio. In questo caso me li devo inventare, mentre su una seggiola sarebbe tranquillissimo andare a mettere i punti nel punto dove tocca la scarpa, dove ti appoggi con le spalle e così via. Ecco qua. Su qua io ne ho fatti veramente pochi, 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 eh. Dovrei aspettare che la cera in colore asciughi perfettamente e poi dovrei applicare il mio colore chiaro. Però che cosa ho fatto io in questo momento, se siete riusciti ad accogliere l'attimo? Ho bagnato il pennello. Bagnando il pennello, utilizzando sempre lo stesso identico colore, io non ho più una colorazione a strappo come utilizzando un pennello asciutto, ma ho una colorazione completamente piena. Ok, in questo modo qua, come quando ho steso il colore marrone. Avete visto la differenza? Quindi pennello bagnato ottiene una colorazione uniforme, con un pennello invece a secco ottieni questo tipo di colorazione, logicamente con questo tipo di colore. E questo tipo di colore potete ripetere, mi ripeto, mi scrivete su creareinsieme.it e vi dico quali sono i colori che sono stati utilizzati. A questo punto cosa facciamo? Dobbiamo per forza aspettare che si asciughi e poi dovremo andare a carteggiare con della carta vetrata grossa come questa. Questa qua, logicamente, dove c'è la cera, il colore salterà via creando l'effetto dello shabby. Visto che abbiamo ancora pochi minuti, volevo farvi vedere a effetto finito per fare una semplicissima anticatura. Allora, mi devo mettere per forza dei guanti, perché quando si utilizza la cera scurente o la cera anticante, con l'utilizzo di un piccolo pezzettino di cotone, rischierei di sporcarmi troppo le mani. E questo qua comunque è un prodotto assolvente che va a sporcare. Quindi vedete, vado a sporcare in questo modo qua la mia stecca, prendo poi della carta asciutta o un panno asciutto e vado proprio a togliere l'eccedenza della mia cera. Vedete la differenza tra la parte anticata e la parte bianca? Logicamente vado poi a sfregare fino a che arrivo al colore desiderato. Se ho fatto una colorazione troppo scura che non mi piace, per toglierlo sono costretta a lavorare con della trementina, perché comunque è un prodotto assolvente la cera. Allora, spero che comunque anche questa tecnica, questo video vi sia piaciuto. Sono proprio le basi per una piccola decorazione del mobile, poter recuperare dei vecchi oggetti. Vi ricordo che mi potete trovare in diverse manifestazioni fieristiche dove tengo molte dimostrazioni nella mia sede di Sassuolo e soprattutto potete seguirmi sul sito creareinsieme.it o sulle pagine Facebook. Mi raccomando, partecipate inviando anche le vostre idee, le vostre decorazioni, quello che vi piace. Seguiteci sempre sulle nostre puntate di Mani di Lara, che sono sempre in onda in diretta TV e anche in streaming tutti i martedì, i giovedì, i sabati e le domeniche. Io nel salutarvi, vi lancio la sfida di creare, rifare i vostri mobili, reinventarvi i vostri oggetti, per comunque anche un recupero intelligente e soprattutto ricordatevi di utilizzare i prodotti giusti e non serve comprare troppa roba, bastano quei due o tre colori. Un saluto, alla prossima puntata, ciao ciao!